Allora, quello che vi presento oggi è la mia IDC, è contenuta in una borsetta della Condor, dotata di attacchi molle dietro, e è di buona fattura, e può essere collegata a cinturone o come add-on per qualche zaino. Davanti c'è una retina con chiusura velcro e dentro ci ho messo un po' di elastichini, che comunque sia, insomma, hanno varie funzioni e possono sempre comunque tornare utili. Aprendola, grazie a questa zip che permette di aprire la borsetta completamente, dentro abbiamo un acciarino o FireSteel che appunto non ha bisogno di presentazioni. Dietro la tasca interna abbiamo una compressa di gazza, una gazza normalissima, non è una gazza sterile. Poi con l'accetto abbiamo una bustina con chiusura stagna dove dentro c'è della canapa, della stoppa da idraulico che è comoda anche come esca per il fuoco comunque sia. Poi abbiamo una piccola candela, ecco qua, e un accendino Bic perché sì, abbiamo molti modi per accendere, ma perché non portarsi un accendino? Poi appunto una penna Bic. Un pennarello indelebile color rosso, una matita con una gomma dietro. Poi di qua abbiamo il multitool della Liberman, il modello è Sidekick, ha delle pinze e molti altri utensilini dentro. È molto comodo e abbastanza buona come fattura, poi non ha bisogno di presentazioni. Poi andiamo un po'. Abbiamo una piccola torcia alimentata con la stilo classica stilo AA, una buona luminosità e comunque come torcia di backup può essere sempre comoda e utile da portare appresso. Poi ecco, una cosa che non si trova sempre, ma è un piccolo specchietto con un braccio snodabile che arriva sui 50-60 cm. Può comunque tornare sempre utile, a me un paio di volte è stato comodo anche per cambiare delle lampadine della macchina. È comunque buono da tenerlo. Qui, ecco, qui abbiamo un moschettone, un Grilloc, con anche questo buono per l'attacco a molle e quindi è comodo da appendere qualunque cosa allo zaino o comunque sia qualunque cinturone che abbia attacco a molle. Internamente abbiamo, allora, ecco qui, qualche monetina che insomma sempre comode, una scatolina di fiammiferi, un immancabile almeno per me bustina di occhi, poi dell'aspirina oro solubile che è comoda per diversi motivi insomma, e questa può essere presa senza acqua. Si mette in bocca e si scioglie. Come l'aspirina c'è anche, ecco appunto, l'altra bustina di OcchiTask, che è la stessa cosa, sempre oro solubile. Qualche cerotto. Poi ho delle compresse di antiterrorifico e dei foglietti per appunti, lasciare messaggi, insomma, varie funzioni che comunque sia troveremo comodi per qualche altra cosa. E poi, ecco qui, io tengo sempre qualche graffetta che aperte possono essere utili per aprire qualche serratura o per fare delle piccole legature. Ecco qui, questo è tutto quanto. Bene ragazzi, se vi è piaciuto il video, commentate e ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao a tutti, alla prossima!